si è sempre pensato di far pagare i propri clienti in base al numero di dispositivi da gestire. Tuttavia alcuni MSP hanno iniziato a gestire i propri clienti, cioè a fatturare, in base al numero di utenti da supportare, indipendentemente dal numero di dispositivi. È un modello sostenibile? Quali sono i pro e i contro dei due modelli? E ancora, si può passare da un modello all'altro? Ne parliamo con Chris Tate, Business Development di Datto EMEA, che frequenta il mercato degli MSP da oltre 20 anni. Ne parliamo con Chris all'interno dell'intervento. Prezzo per device o prezzo per utente? Questo è il dilemma.